prendiamo questi appuntamenti di prima che libro del Museo Archeologico del Cerano, in cui presentiamo alcuni testi che hanno varie straordinarie tipologie. Abbiamo presentato dei romanzi, ai saggi, a studi di tipo archivistico. Quest'anno iniziamo finalmente, abbiamo riaperto, iniziamo finalmente con questo pomeriggio con un libro che è molto interessante perché tratta un tema molto moderno, molto attuale, ma molto antico, e credo che sia un libro di grande interesse per tutti quanti, insomma vale veramente la pena leggerlo. Peraltro è scritto in una maniera molto scorrevole, seppur molto dettagliato nelle ricerche che sono state fatte. Siamo qui oggi pomeriggio con gli autori, tra Dario Tupone, con l'architetto Guardianchi e Cesare Silvi, che converseranno con gli autori per presentare questo lavoro veramente, veramente molto interessante. Credo che sarà un modo per, anche sempre dopo averli ascoltati, per poter riflettere insieme e parlare un po' anche di diverse problematiche di gestione delle cose comuni che possono essere degli interessantissimi spunti anche veramente di confronto e di discussione e di riflessione. Io con questo mi taccio, lascio la parola a voi, agli autori, non so chi inizia per primo. Inizio io. Va bene. Inizia Gianni, già lo conosciamo. Ok. Allora, buon ascolto a tutti. Allora, buonasera a tutti. Sono contento di presentare nel mio paese, diciamo qui nel mio territorio, questo libro che ha, diciamo, è nato subito dopo la grande battaglia, che è stata una battaglia di popolo, contro il biogas, cioè dove c'era un soggetto pubblico, la CEA, che incurante un po' con il solo scopo di fare il business, perché poi è quello il discorso della CEA, è venuto qui senza, come dire, senza convinti che loro lo avrebbero fatto questa situazione, in questo, diciamo, questo impianto, un impianto che veniva fatto all'entrata della riserva naturale, che è stata, qui Marino ce lo può confermare, una battaglia nostra degli anni 90, vinta, dove già da allora avevamo immaginato questo sviluppo di questo territorio, cioè del rispetto totale degli abitanti e di tutto. Noi abbiamo capito che gli usi civici sono forse l'ultimo baluardo serio, con radici profonde, di questi territori. Perché? Perché sono gli usi civici, sono un bene comune, di buona comune, e hanno radici profonde che arrivano fino ai tempi romani, come vi spiegheranno. E lì abbiamo deciso di riprendere alcune linee di ricerca già fatte e alcune idee che erano venute, mi erano venute a me qui a Corvaro, perché l'amministrazione dei beni civici di Corvaro mi incaricò circa 20 anni fa, mi incaricò di fare uno studio per accatastare tutte le terre civiche di Corvaro, che è stato un lavoro che di circa 2 anni, fatto da me, da Frizzinielio, che conoscete qui, completamente un dono che abbiamo fatto a questa amministrazione gratis. Eravamo 5-6, Michelino, che era il presidente, ci ha seguiti e l'abbiamo fatto.
E nella ricerca storico-critica che ha comportato questo accatastamento di queste terre, ha portato fuori tutta una serie di documenti bellissimi che si trovano in vari archivi, sia a Napoli, all'Aquila, molto all'Aquila, a Rieti, qualche archivio privato. Insomma, è uscito fuori una marea di documenti che stavano lì. Abbiamo finito questa ricognizione di questi beni, abbiamo tirato fuori circa una cinquantina di ettari occupati che sono tornati all'amministrazione dei beni separati, che li sta utilizzando attraverso le leggi che poi si sono man mano nel tempo succedute. Poi si è bloccato un po' tutto. Io tra le tante questioni volevo fare una specie di pubblicazione sulle grosse lotte sui beni comuni di questo periodo. Però il tempo, dopo le altre questioni, non l'ho mai tirate fuori, insomma, finché non ci siamo trovati in questa battaglia con Cesare, con Marino, con i fratelli Tibone e con Francesco e con Roberto abbiamo deciso di iniziare una serie, due o tre pubblicazioni che parlasse in generale degli usi civici, cioè la parte storica degli usi civici, degli usi civici specialmente della parte del napoletano, perché noi facciamo parte del PD. E poi ragionare su tutti i documenti delle varie battaglie che dal 1810, con la fine della feudalità, e con ci fu da parte dell'antica università di Corvaro la richiesta di camerare tutti i beni che i Colonna avevano nella nostra zona. La stessa cosa fece Santa Natalia, ma la stessa fece contro il Burgo, Torano, lo stesso Spedino. Tutti questi documenti stanno tutti, abbiamo tutta una serie di documenti. Adesso, dopo appunto questa questione del biogas, i fratelli Tipone si sono messi a lavorare su questo bellissimo libro, perché è un libro che racchiude tante cose, va letto su tanti piani diversi, quindi è il primo di una serie di libri che speriamo di fare, oppure non li faremo, però questo qui è importante. Perché? Perché abbiamo iniziato, speriamo di sì. In questa situazione io ho scritto una prefazione per la voglio leggere, quindi, e questo poi lascio la parola a loro, perché sul libro potranno loro la cesa sulla messa. Allora, questo libro è la prima di una serie di pubblicazioni che ci siamo prefissati con i fratelli Francesco e Roberto Tupone sul valore e la storia degli usi civici nel nostro territorio. L'idea di investigare questa buona comunia è nata subito dopo la battaglia di Popolo, con tanti protagonisti, che ha sostanzialmente bloccato l'impianto di biogas nella Valle di Spedino. Un colosso pubblico come Acea, infatti, aveva tentato con qualche silente ascaro locale di porre questo mostro niente meno che a ridosso di una delle entrate della riserva naturale delle montagne calabresi, uno degli ecosistemi più importanti dell'Appennino centrale. Le giornate di studio e di lotta per arrestare questa idea malsana ci ha reso consapevoli che gli usi civici, con la loro storia millenaria di rivendicazioni, denunce, scontri acerrimi, erano di fatto e sono i principi di buona comunità. Hanno rappresentato e rappresentano uno degli ultimi baluardi alle continue scorrerie che un capitalismo selvaggio e amorale cerca di appropriarsi di fette di territorio senza un minimo dibattito pubblico, senza muoversi facilmente a compassione di fronte alle bellezze naturali, né caritatevole, misericordioso, pietoso verso le persone che lo abitano. La CEPA, soggetto pubblico che dovrebbe fare l'interesse di tutti, con fare disumano e spietato, ha tentato, e forse non è ancora rassegnato,
a dirci che negli affari non si devono mescolare considerazioni di alto ordine rispetto al puro business. Questo è il concetto. Nelle riunioni regionali e nei pochi conversati intercorsi, queste persone che tentavano di convincerci della bontà del progetto e dei tanti costi di lavoro che avrebbe creato, avevano qualcosa dei protagonisti del giardino delle delizie di Bosch, quelli principalmente del pannello sinistro, che si ritiene mostri la già debole influenza di Dio sulla terra creata. Personaggi di quella umanità, prima della caduta, che non conosceva un confine certo e definito tra bene e male, e nella propria innocenza ignoravano le conseguenze dei propri peccati. Come uno di questi personaggi, immaginavo il corputo ingegnere della cera che presenziava la seduta in una dimensione prima della caduta, ignorante delle conseguenze delle proprie colpe. La sola forza d'evocazione degli usi civici, del commissario e delle possibili cause che avrebbe originato hanno di fatto aiutato a recuperare la dimensione di collettività giusta. Un impaurito sistema regionale, perché questo è successo, solo a sentire il suono della parola, ha eseguito una marcia indietro clamorosa, dopo aver in prima seduta detto un sì convinto per il nulla osta, perché avevano già dato sia il via che il VAS, che sono due cose che io faccio come architetto, che la firma subito dopo viene la costruzione, subito dopo. Una scoperta, quindi, una fulminazione d'aver compreso il valore alto di legittimo privilegio. Tutte le forze contrarie al Mossum, comunità di amministrazioni bene separate, la stessa amministrazione comunale, che a sua volta aveva fatto un giravolta clamoroso, smisuratamente importanti, ma gli usi civici di più. È stato facile immergersi per due storici passionali come Roberto e il sottoscritto nelle carte antiche, un viaggiare nel tempo elettrizzante. Tra le varie pubblicazioni che abbiamo ritrovato, un libro scritto nel 1882 dall'avvocato calabrese Lombardi ed un dizionario demaniale amministrativo per il regno delle due Sicilie del 1847, che sono stati illuminanti per capire la grande forza legislativa dei sminuiti borboni, perché dicono sempre che è un governo barzelletto, tutte queste cose. Invece abbiamo trovato che a livello di diritto amministrativo stavano avanti a tutti a livello europeo. Queste letture e alcuni documenti storici presi nelle relazioni generali depositate negli archivi di Napoli, Rieti e dell'Aquila hanno contribuito a creare un percorso dove il pone poi si sono buttate con passione. D'altronde non ne dubitavo, essendo stati tra i primi in Italia a credere nel software libero, quello che viene definito anche open, come si pronuncia? Open source. Per identificare la caratteristica di bene condiviso ed aperto alla conoscenza e al conseguente continuo miglioramento. Si è deciso di iniziare una piccola opera di carattere generale, ripercorrendo il cammino di Luigi Lombardi per avere un'idea degli usi civici nel Regno di Napoli, per passare successivamente ad altri studi puntuali sulla nostra realtà comunale. Le due università agrarie di Corvaro Santo Stefano e di Santa Anatolia sono state generose. I loro terreni sono divenuti la base territoriale su cui realizzare una riserva naturale. Un munus, quindi un dono che le due amministrazioni hanno fatto a tutti quanti, necessario, moralmente dovuto e riconosciuto come tale dalla comunità. Un legittimo privilegio, un diritto universale che ha permesso a tutti i cittadini di poter vivere un'esistenza con una dimensione più umana e naturale. È lecito pensare, dopo aver letto questo primo volume, che le informazioni in esso contenute divengano fattore comune e gli usi civici sempre più torri di difesa e di contrattacco con le sole armi che possiede: la bellezza dei suoi boschi, dei suoi pascoli, delle sue sorgenti, dell'acqua. Su tutti il nostro invidiato paesaggio, ricordate che la terra è un bene comune, non è un oggetto da depredare, uno strumento di conoscenza
di salvaguardia millenario con rivendicazioni aspre contro re, baroni, principi e nuovi immorali feudatari. Questa è stata la mia premessa. A tutto questo voglio dire che con il contributo anche di altre persone, perché questo gruppo che abbiamo creato non è che siamo noi tre, siamo passionale anche Marino, è molto aperto. Per esempio, tra le tante cose che abbiamo trovato, che ho anche nel mio archivio, c'è una cosa che vi voglio far vedere. Cioè all'Aquila, tra le varie, tra cui quella di Lorano, eccetera, ci sono una serie di cartine, no? Tra cui una un'importanza forse a livello grafico di un'importanza fondamentale, cioè abbiamo di cartone la prima rappresentazione particellare, il catasto che passa nel 1902, 1903, 1904 eccetera, lì per una rivendicazione di usi civici tra Sant'Anatolia, Cartone, Marano, Torano, Rosciolo, eccetera, e anche sul discorso del triconfine tra Sant'Anatolia, Corvaro e Spedino, e poi il confine tra Sant'Anatolia e Corvaro che va dalla chiesetta di quella che sta sopra. Beh, si chiama proprio Valle dei Confini. La Valle dei Confini, però lì per esempio San Liberatore e Santa Maria di Brescia Secca. Santa Maria di Brescia Secca e Santo Liberatore sono due chiese che si trovano in mezzo, dove passa il confine. Non c'è più. Oggi non c'è più Santa Maria, non c'è più Santa Maria. Quindi abbiamo tutta questa marea di cose che speriamo di mettere, diciamo, di pubblicare. E questo è l'augurio. C'è tanto da vedere, cioè, anche di Lorano. E anche di Lorano. Ma bello, molte belle tutte queste cose qui. Infatti, Maria, poi un'altra cosa che voglio dire, che le battaglie di usi civici non è che ne verrà un'altra tra 30 anni o tra quanti, perché le battaglie sui usi civici ci sono state dal 1806-12. Cioè da quando Corvaro viene riconosciuta come praticamente una delle prime nel Regno di Napoli, gli vengono riconosciute le coste, tutta la parte boscosa della Duchessa, tutta Valle Manito, quattro opifici idraulici, cioè la Gualchiera e due edifici a Santo Stefano. Da quando lì, poi subito dopo nel 1816 viene riconosciuto tutto quello di Sant'Anatolio, poi nel 19 Torano, poi Borgo, eccetera, da lì ci sono state una serie di battaglie che sono durate e dureranno per sempre, perché ci sarà sempre qualcuno, ci hanno provato con i campi da sci, ci hanno provato col biogas, ci stanno provando con Torano, con la cava di Torano. È chiaro che gli usi civici, per passare poi al controattacco, perché noi non siamo giudici, non siamo avvocati di queste cose, però per passare al controattacco c'è bisogno di tutto questo. Cioè c'è bisogno di capire come tanta gente, specialmente il nostro parroco qua che ci avevamo nel 48, Don Fernando Potenza, il parroco, si mise a capo di questi corvaresi e nel 56 fece la prima amministrazione di beni civici, il 5 ottobre del 1956 fece che c'è ancora, quindi nel 57 Sant'Anatolio, l'ultima è stata Torano ultimamente, e quindi capire con tutte queste carte, no, l'ultima è Spedino, no, costituendo, giusto per dirne una, nel 56 quando Corvaro decise di
erano in prete, perché nel 48 col Papa sono andato alle spedite e Santo Stefano chiesero di diventare comune per 150 uomini, cioè 150 abitanti non ce l'hanno fatto. Però il parroco subito dopo chiese gli usi civici e io ho un resoconto, ho dei resoconti che per non far fare l'Asbuk fecero di tutto, la democrazia cristiana allora che era governava. C'era Malfatti, vennero qui. Il sindaco chiaramente non voleva. Non volevano tutte queste cose qua. Voleva perché Corvaro e Sant'Anatolia erano una montagna e loro l'unica fonte, l'unico introito economico era la vita di Bosco. Il sindaco poteva pure essere, ipotizziamo, di Sant'Anatolia o di Corvaro, ma no. Non vuole il sindaco di genere perché perde potere. No? Perché perde potere economico. Perché nel 47 il comune di Borgolose fece un'asta pubblica a dei genovesi che aveva venduto tutta la parte sopra la galleria, circa 250 ettari di taglio di bosco, si chiamano Cese e Cesette, però alla luce di tutto questo, per far parlare tutti, alla luce di tutto questo è importante pure un'altra battaglia che bisogna fare, è importantissima la battaglia di Dorano, è importantissima un'altra battaglia, cioè l'Ato dei Pozzi a Sant'Anatolio e a Dorano, e l'acqua è un uso civico, quindi poi ve lo dirà meglio lui, a alcune parti d'Italia ci sono sentenze dove hanno riconosciuto l'acqua uso civico. Quindi l'altra battaglia che bisogna farla perché se potete immaginare che solo a Sant'Anatolio stanno tirando fuori 30 litri secondo, se la litri secondo sono migliaia e migliaia, milioni di litri l'anno, alla fine se ti danno 5 centesimi di tutta questa roba qua, Sant'Anatolio potrebbe essere, e Torano stesso, potrebbero essere, quelli sono soldi che poi servono a tutti, è un bene comune, questo è un bene comune, possiamo fare tutto. Quindi, la parola a chi la do? No, scusa, ma non anche il biogas, è quello del 2016? Sì, noi siamo partiti da lì. Cioè abbiamo ritirato un po' fuori tutto questo qua e... Ci sono state Francesco, è io, sì. Allora, vabbè, per esempio una faccio il Simone. Vedi l'immagine, mancano 5 anni. Perché lì c'è stato, non potete essere gli altri, quelli che presentano. Le presentazioni sono di Gianni Corbianchi, c'è sulla copertina. Allora, allora sono un ingegnere in elettronica che faccio docente a scuola medica. Perché abbiamo scritto questo libro? Cioè nel senso ci sono vari motivi, come ha detto prima Gianni, insomma, questo libro si può leggere, cioè diverse sfaccettature, credo Gianni per esempio adesso sembrerebbe che un po' accentrato sulla parte del territorio dove siamo qua, quindi è giusto avere la maggiore rilevanza su questi temi. Personalmente io l'ho scritto proprio per una questione di una storia di Forza Popolese, cioè proprio per il concetto di bene comune che mi interessa, una questione più generale, secondo me è importantissimo rivendicare questa forma di bene comune antico, perché è poi il prodromo del bene comune moderno. Quindi per me è più una questione in generale, cioè nel senso che anche la battaglia che dopo aver fatto scritto insieme a questo libro, insomma, che ci vogliamo
che mi prometterei di contribuire, insomma, lanciare, sarebbe proprio quella di rivendicare per i comuni degli usi civici, insieme a tutti gli altri, anche a livello proprio nazionale, perché secondo me è importante essere consapevoli che queste cose, insomma, fanno parte della nostra cultura, della nostra identità. Noi siamo quello che siamo, anche grazie agli usi civici, al fatto che facciamo parte delle comunità che comunque sentivano come proprio dei diritti che insomma, sono universali. Allora, facciamo una breve premessa. Noi, io e Roberto, siamo con varie esperienze, eccetera, però fondamentalmente ci accomunava il fatto che eravamo attivisti digitali, siamo stati promotori del primo locale a Roma, penso che l'unico locale in tutta Italia che promuoveva la cultura libera, cioè sotto la sigla Linux Club, quindi Linux è il sistema operativo, quello alla base del software libero open source, alla base dei cellulari Android, eccetera. Quindi sulla falsariga di questo progetto di conoscenza e sapere comune, condiviso, promosso da basso, pensavo che bisognava espandere da tutte le forme della cultura, quindi quelle arti, eccetera. Noi abbiamo aperto un posto, un locale fisico, noi lo chiamiamo appunto nodo fisico della rete, che doveva promuovere proprio la cultura libera, quindi sulla musica, sull'arte abbiamo promosso nel periodo in cui appunto era attivo questo locale, 2003-2008, sono nate pure le Creative Commons, no? Che sono le licenze sempre aperte in qualche modo alla base di Wikipedia. Praticamente normalmente uno tutti i diritti sono riservati, e invece alcuni diritti sono riservati, altri sono rilasciati. Meno male, per un autore, per un artista, la sua ambizione è quella di essere conosciuto, che sia in qualche modo riconosciuta la paternità dell'opera, però per il resto più si diffonde meglio è, quindi tranne casi eccezionali, per esempio un musicista, tranne quei 10 che prendono i soldi dalla SAI, preferisce che la sua musica venga diffusa dappertutto e venga conosciuta, e poi magari la parte di business, di lavoro, che viene dalle serate, insomma. Quindi fondamentalmente noi promuoviamo la cultura libera, e quindi la parte informatica, digitale, anche la digitale, la produzione immateriale che all'epoca insomma si stava imponendo, pensavamo che era una peculiarità più della parte immateriale, questa forma di condividere facilmente le cose, perché c'era una specie di metafora, cioè che si diceva che praticamente se io ho una candela, accendo la candela sua, cioè la conoscenza è come la candela che si accende, se io accendo la candela sua, tutte e due accese, quindi io non è che ho perso niente, no? Invece se io devo dare questo lui, magari se, sulle questioni materiali, se io vado a lui in qualche modo mi faccio a meno di, no? E quindi sul digitale è facilissimo fare la condivisione, nessuno ci mette, tutti ci guadagnano, tutti veniamo illuminati. E quindi comunque eravamo interessati con la questione appunto dei beni comuni generalizzati, quindi abbiamo fatto quelle delle lotte insieme a Rodotà, che era appunto la lotta per l'acqua, il bene comune, in quel periodo insomma conosciuto. Quando poi appunto questo questo locale è chiuso, noi abbiamo continuato a essere in qualche modo appassionati dei temi, poi siccome siamo pure in qualche modo del territorio, perché i nostri genitori sono di Sant'Antonio, poi ci siamo avvicinati appunto a questa lotta che ha citato Gianni, e quindi io insomma vedendo dovevamo studiare gli usi civici, perché abbiamo visto la potenza gigantesca, appunto come ha detto Gianni, che solo evocare il termine uso civico spaventava quelli che noi pensavamo fossero i predatori. E ci siamo imbattuti in un libro di Luigi Lombardi del 1882, che era appunto un calabrese che però faceva l'avvocato a Napoli, e che ha scritto la storia degli usi civici. Siamo in qualche modo folgorati, abbiamo pensato che prima di fare le battaglie sul territorio bisognava far conoscere a tutti la storia degli usi civici e far conoscere proprio questi beni comuni.
quindi abbiamo pensato di riscriverlo e fare l'aggiornamento temporale, insomma mettere gli ultimi 100 o 140 anni quello che è successo, no? Perché poi insomma lì si vede che era, diciamo, lui era un liberale in qualche modo, quindi pensavo pure che poi gli musicisti erano importantissimi, li rivendicavano la storia come comunità eccetera, però meno male lui, essendo di quel periodo, pensava che comunque fossero finiti, però poi sono stati marginalizzati, in qualche modo hanno ripreso vigore solo negli ultimi, secondo me, 10 anni, nel senso, come conoscenza eccetera, ma in termini di bene comune, forse 15 anni. In quell'occasione si parlava di un po' estraneo a questo argomento, con la profondità con cui lo è Gianni, Francesco, Roberto, che conosco da tempo e abbiamo condiviso tante cose insieme, e dico che loro hanno fatto un lavoro che è importantissimo per dare un punto di riflessione. Però vorrei dire che molte volte mi sorprende che noi parliamo di questi usi civici in un territorio che è spopolato, in abbandono, dove la totalità forse non c'è, forse è tutto abbandonato, e poi ci sono nuove urgenze che ci dovrebbero portare a pensare ai beni. Per esempio, da loro non l'ho sentito, ma penso all'aria. L'aria è un bene comune, incredibile, soltanto che noi la inquiniamo costantemente con tutto questo che combustibile fossili che utilizziamo. Comunque di Roma c'è una cappa di roba che sta sopra la città. Allora, credo che ce ne sono tanti altri. Io mi occupo di un bene civico che è fondamentale per tutto noi, che è l'energia del sole, l'energia luminosa del sole. Allora, io mi trovo a sentire parlare dell'energia del sole di una cosa che non si capisce che cos'è questa energia del sole. Ora, la scienza ha scoperto che tutte le stelle sono dei reattori nucleari a fusione. E siccome sono in questo momento il presidente del gruppo della storia dell'energia solare, ho detto: io quest'anno esco fuori con questo messaggio, sì all'energia nucleare naturale. Il sole è un reattore nucleare a fusione a 150 milioni di chilometri dalla Terra. Io come cittadino preferisco impegnarmi per questa energia, perché i romani non sapevano che il sole fosse un reattore nucleare a fusione, eppure hanno inventato il vetro bianco delle finestre. Voi sapete che la luce entra attraverso i vetri e è una grande risorsa per illuminare i posti dove noi viviamo, per proteggerci da freddo. Hanno inventato l'architettura solare. Viviamo in un mondo in cui non si capisce che cos'è questa energia solare. Quindi la conoscenza diventa un fattore fondamentale in un momento così tragico tra il cambio climatico e quello che noi dovremmo fare per mitigare il cambio climatico e queste cose. Io non vado avanti su questo perché, però se qualcuno si può portare un cartellino di questo tipo, lo faccia vedere, no? E faccia riflettere, vada a vedere, perché ormai c'è una rete che è piena di informazioni, fa sapere che cos'è il sole, come è il sole, e non si capisce perché la politica non ne parla. Io grazie. Perché con il sole non si guadagna. No, questo è vero, ma io voglio solo dire che c'è un linguaggio che addirittura può fare anche cultura, cioè io penso che gli atomi della pace, la grazie quello ha creato lo strumento degli atomi della pace. Gli atomi della pace non ci sono, gli atomi della pace non è quella della pace. Quindi io credo che ci sia una rivoluzione culturale su quella che noi ci impegniamo nella storia dell'energia solare, lavorando con le ditte più avanzate che dimostrano che l'energia del sole la si può catturare con tanti tasselli e con tanta intelligenza, e no, come dici tu, soltanto facendo magari un tipo di tecnologia che fa guadagnare certe cose. Io comunque ho un discorso di tanta ampiezza e io non credo, però credo che l'introduzione avrà anche questi discorsi. Cioè, come faremo a creare la conoscenza e la cultura che diventa tra noi? Per esempio, il diritto per l'accesso al sole. Ma il diritto per l'accesso al sole è il diritto giustiniano. Scusa, il diritto per l'accesso al sole, no? Che c'era, che tu non potevi costruire nell'antica Roma togliendo il sole agli altri. Io ho vissuto a New York, prima nel senso ci fu un'attrice, cominciarono a costruire un grattacielo di fronte, e questa fece un tale casino dicendo: io voglio il sole per la mia casetta con le brown basse.
Allora, qui nei villaggi non si sente questo problema del diritto per la città sole, perché c'è spazio, c'è tutto, ma nelle città quanta gente vive in condizioni che non può vedere il sole? Quanti bambini vivono? Questo è un bene comune, questo è un bene comune. Quando ho parlato con Roberto, no? Lui mi diceva che volevano fare qualche cosa di un municipio di Roma, ma è possibile discutere dei beni comuni di un municipio di Roma dove c'è una struttura talmente complessa? Chissà lo guarda l'aria che io respiro nel palazzo dove abito, dove passano tutte le macchine che mi inquinano, eccetera, ma guarda che l'aria è un bene comune fondamentale di Giammaro, se non è pure. Quindi io credo che questo che voi avete posto è un problema di civiltà gigantesco, e io mi farebbe piacere avere la forza per poter entrare nell'argomento e saperlo trattare. Io adesso lo sto facendo sul discorso del solare, perché mi sono stufato di sentire parlare del sole come di un'entità che non si capisce che cos'è. È un reattore nucleare a fusione, è una conoscenza scientifica, si sa, è tanto potente perché sappiamo che ha consentito di vivere a migliaia di generazioni, di fare cose straordinarie, e adesso che abbiamo tutta questa scienza ci fermiamo al fatto che dobbiamo usare l'energia nucleare quella che abbiamo inventata noi. E io dico di no, io sono contro il nucleare, questo tutti lo sanno, ho lasciato il nucleare per occuparmi di energia solare, ma dell'energia nucleare naturale, e adesso ho voluto portare questa idea perché io credo che noi dobbiamo, attraverso la conoscenza, essere consapevoli di poter organizzare i nostri territori e farli vivere decentemente. Perché tutte le... Io ricordo nel mio paesello dove io sono nato in un piccolo paese qui della Valle del Salto. Quando ero piccolo e sono nato c'erano tanti abitanti, non c'era la luce quasi quasi, l'acqua non c'era, la strada quasi quasi non c'era, no? Macadamia. Cioè Rosaro era una città in confronto, e quello che ricordo, quando ero piccolo, i vecchi si mettevano su una panchina tutti al sole che arrivavano su, tanto io questo lo chiamo un paese solare per come stava pianificando la sua urbanistica solare. Una strada unica con tutti i denti rivolti a sud, a monte ci sono le montagne che lo riparano dai frutti del nord, quando viene il vento del nord. Quindi penso che ci vuole una riflessione dei beni comuni che anche, per esempio, le urbanistiche delle città, le urbanistiche comuni devono essere fatte. Cioè vedo quello che vuoi dire soltanto, è un problema gigantesco. E io non riesco però la conoscenza, la conoscenza è il discorso su tutto, è la conoscenza. È per questo che poi cerchiamo qui al museo, con l'uomo di cultura, di parlare di conoscenza a 360 gradi. Cioè è un museo archeologico, ma va bene che si parli di cultura e di conoscenza, non necessariamente di archeologia. Per questo vi ho chiesto, ho accolto la vostra richiesta contemporaneamente di presentare il libro. Beh, io sono contento, vedi, perché io adesso quando parlo dell'età solare empirica e delle fabbriche solari empiriche che hanno chiuso sull'Arlecchino a seguito dell'arrivo di combustibili fossili, perché la gran parte della gente pensa che l'Appennino si è spopolato per i terremoti. L'Appennino si è spopolato perché sono arrivati i combustibili fossili, sono aumentate le opportunità, la gente è andata a Roma a costruire abusivamente con un carro elettrico, c'aveva la luce, con un tubo di gas e poteva cucinare, e quindi non serviva per la linea del corso. Non solo, io ho l'idea che insomma sia proprio a un certo punto cambierà completamente il paradigma economico, e quindi alcune zone d'Italia hanno proprio cambiato la fisionomia e quindi anche la quantità di abitanti che abitano sul territorio, perché è cambiato, devo dire, è cambiato molto. Il masso portaglio della fabbrica solare empirica di Marcetelli, di una città solare. Quando un giornalista gli ha chiesto ma come mai avete poi lasciato perdere di costruire questi recipienti con il legno di castagno e di faccio, il nostro contraio ha risposto ma non potevamo stare lì a giocare con le bombe e fare queste cose perché è arrivato il Moplen. E il Moplen è chiaro che ha distrutto Marcetelli, c'aveva 1200 abitanti, la plastica, beh, è arrivata la plastica e poi la vediamo stata dappertutto, adesso non c'è nessun più. Quindi il io ti ringrazio perché non lavoriamo sull'Appennino questo discorso dell'energia solare, e tra poco usciremo con alcune iniziative sull'Appennino solare,
stiamo lavorando anche sul fatto di catturare le idee migliori per risolvere i problemi dell'Argentino, e queste idee le vogliamo fare un conoscere. Conoscere, sì. Io qua sono sempre insomma, sì, disponibile ad accogliere, a parlare di cultura. Penso che non c'è dubbio, cioè, non c'è dubbio. Anche riuscire a trovare le questioni e a creare un dibattito, secondo me poi alla fine quello. Ma vedi, anche no, nei paesi un po' popolari, io credo che ci sono sempre tanti giovani. Ah, sicuramente. E qua dobbiamo camminare il possibile per gli interventi uscire anche fuori, perché il problema serio è veramente. E questo fa parte, secondo me, no? Cioè, secondo me nei beni comuni si può inserire anche la cultura. Perché non c'è una cioè, come l'acqua. La conoscenza è fondamentale. E Roberto, esatto, che non ti ha fatto parlare. Io infatti non volevo parlare, perché a me non mi piace parlare in pubblico, però aspetta che ci mettiamo la luce, quello si può integra, mi piace di più. Diciamo che sei l'ultimo, quindi cioè... Io ho scritto un po' dei libri, però non l'ho mai presentato. È il primo libro che presento, perché a me non mi piace presentare libri. No, non mi piace mettermi qua dietro. Il prossimo invece finale. Poi vediamo, Pirla. No, ma perché non lo dicevo? Quindi... Posso fare un gesto, sta scrivendo una cosa molto bella, cioè non bella, ma non è tanto quello che sta, è mostruoso, frutto del Covid, perché poi è grande partita, e la cosa che a me piace di tutto questo che sta facendo lui è che la capacità delle intelligenze ossigenate, pure non avendo tutti gli strumenti iniziali, che possono essere studi che ti possono dire molto approfondire. Non sono laureato. No, ma non solo, ma sta facendo una cosa incredibile. Che io non la puoi esaminare. Non sono dottore. Sto scrivendo una visita pastorale del 1500. Che nessuno c'è mai in latino. Di un disgrafico, vabbè, no, nel senso, quindi un latino difficile, sta facendo un paragrafo. Lui è diventato praticamente, non avendo gli studi classici e avendoci tutti questi grandi storici come Di Flavio, per esempio, no? Grandissimo, eccetera. Allora questa visita non è stata mai tradotta. Perché? Perché è difficile comprensione. Perché era troppo difficile. È difficilissima, quindi noi non sappiamo. Sì, si capisca per la diocesi di Certo che sono di Chieti. No, la diocesi di Chieti. Per la diocesi di Chieti. Di tutta la diocesi. Quella di Chieti. Durante il concilio. Durante il concilio. No, dopo, durante. Quando vedono che bruciano tutte le statue di santi, perché qua erano pagani. Quindi il visitatore, diciamo che la visita pastorale durante il concilio di Trento, quando hanno cominciato, tante proprio per quello, perché non ci ha preso, sono nati là i cognomi, il 90% dei cognomi italiani nascono dopo il concilio di Trento, perché il concilio di Trento obbliga tutti quanti i preti, i parroci a registrare gli atti di battesimo, matrimonio e morte. Prima non esisteva l'obbligo, e quindi prima i cognomi li avevano solo chi aveva a che fare con i notai, quindi ricchi, diciamo, quindi c'erano i cognomi di Colonna, gli Orsini, altri personaggi. E quindi Gallina esisteva prima di questo? No, questo è il 700, 1700. E quindi non lo so se esisteva Gallina, però diciamo di solito i cognomi nati dopo il concilio di Trento, quindi 1560-70, così, sono nati quasi tutti i cognomi d'Italia, perché la Chiesa ha imposto di registrarli, e quindi quando nasceva Antonio, la prima volta che l'hanno registrato l'hanno chiamato Antonio, è nato Antonio. Il secondo Antonio, come faccio a distinguerlo dal primo? Allora devo scrivere forza Antonio di Giuseppe, figlio di Giuseppe, e quindi nasce il cognome di Giuseppe, oppure figlio del Fabbro, Antonio del Fabbro, oppure Antonio di un forestiero. Quindi Antonio di Avezzano, e qui nasce il cognome di Avezzano, se c'era un forestiero. E così via, sono nati i cognomi più o meno in quel periodo del concilio di Trento. Prima non c'erano, cioè c'erano solo i cognomi dei o ricchi, o i preti, che magari veniva fatta la bolla vescovile, gli davano qualcosa per identificarlo
volte il prete si chiama solo Don Paolo, però poi per identificarlo come c'è, dovevi forzare, trovare qualcosa per... oppure ci sono delle terme, però erano pochissime. Di Matteo, questi di sono Matteo. Oppure il libro futuro, sì, che è il genitivo, il latino. Però il libro non parla, però questo libro, questa visita, non parla dei cognomi, parla delle chiese, per esempio, lui mi ha mandato quelle già di loro padre, quelle che visitò Posto. Sì, però se vogliamo parlare del libro, allora no, racconto un po'. Il libro, tanto è importante che nessuno la può copiare perché non ci riesce. Allora, se riuscite a parlo del libro. Allora, il libro era, mi sa passare, il 1960, sono 2 anni che ci lavoro tutti i giorni, un paio d'ore al giorno, ma pure a volte pure di più. Lo prima trascritto, già la trascrizione è una cosa più difficile perché è scritto proprio che è illeggibile, però l'ho prima trascritto, poi l'ho ripassato, ho imparato il linguaggio, la calligrafia nella prima trascrizione, piano piano andando avanti ho imparato la calligrafia, sono entrato, cercato di entrare nella testa dello scrittore del notaio del 1500, cominciato a capire come scriveva, quindi poi quando l'ho ripassato finalmente riuscivo a capire meglio la calligrafia e quindi potevo correggere gli errori. Sono 500 pagine manoscritte circa, e a volte nere, proprio cancellate, a volte leggevo solo le cose che spuntano, riuscivo a capire cosa diceva, perché poi entri nella testa del notaio e cominci a capire cosa vorrà dire, pure se non capisci pure se l'intenzione, perché più o meno poi uno si ripete sempre. Poi l'ho tradotto, nel tradurlo la prima traduzione ho scoperto gli errori perché non c'avevano senso, la traduzione non c'aveva senso, andavo a riguardare l'originale per vedere che magari avevo, quando traducevo in italiano era una frase che era scombinata, allora c'era qualche errore nella trascrizione, andavo a vedere l'originale e per la terza volta correggevo l'originale tra traduzione, poi il secondo ripasso della traduzione, poi le note dove prendo ogni chiesa, ho cercato di identificarla una per una, tutte le chiese del latino, cercare di trovare dove stavano. Allora mi sono fatto un CIS da solo, io faccio tutto da solo più o meno, poi mi faccio aiutare dai miei fratelli, ingegneri, informatici, con tutte le carte topografiche una sopra l'altra, per cui andavo a guardare, sotto c'era Google Maps, sopra c'era carte borboniche del 1800, poi carte militari, e poi altre fonti, altri libri, altre cose. Andavo a cercare la chiesa dove stava. E ogni chiesa, che sono tantissime, andavo a cercare di individuare quelle che ho messo le coordinate geografiche, per cui uno che domani vuole trovarle, magari sparse nelle colline di Colparo. Colparo non trovi tante che non ci sono più, stanno, però ho identificato. Che so, dal nome, che so, Santa Maria della, non invento, della Verga, magari c'è ancora lì un pezzo di terra che si chiama Verga, allora capisco che là c'è la Santa Maria della Verga, e ho trovato tutte, e stiamo parlando del Cipolano, del Reatino, proprio intorno a Rieti, Monte Reale, Leonessa, Matrice, tutta, cioè, quasi più o meno, non tutta, però una bella parte della provincia di Rieti. Quindi ho fatto le note sulle chiese, le ho identificate al 90%. Chiese, e ho pure scoperto errori di altri storici, tantissimi errori, parecchi errori anche di storici importanti che hanno sbagliato perché magari. Perché poi mi sono andato a riguardare le fonti originali dove ho potuto. Anche delle bolle vescovile del 1180, che trovano l'originale, non la riguardare, ho trovato errori. Per dire, la bolla originale del 1182, del primo elenco di chiese da Rieti, stava fatta nel 1182. Poi l'originale l'ho perduta. Però nel 1500 uno storico, diciamo, l'ha trascritta, manoscritta sempre. Nell'Ottocento quel manoscritto secondario
l'ha stampato e tutti gli storici del Reatino si sono basati sulla ristampa dell'Ottocento. Io ho trovato, non è che l'ho trovato io, diciamo, sta in Francia, c'è cioè cioè quella stessa, diciamo, bolla del 1180, trascritta nel 1300, quindi non nel 1600. Nel 1300, quindi quando quella bolla era ancora perfetta, c'era solo 100 anni, quindi l'hanno trascritta e io ho preso la trascrizione del 1300, l'ho riguardata tutta, l'ho confrontata, ho trovato una marea di errori fatti dagli storici successivi, tra cui mancavano tre chiese del 1180 non vengono riportate da tutti gli storici successivi, ancora oggi, quindi uscirà diciamo in questo libro anche, diciamo, cose nuove, oppure degli errori tipo lo storico che magari ha trovato la chiesa di San Lorenzo a Marmoserio, San Lorenzo in Fano, tutti gli storici parlano di San Lorenzo in Fano a Marmoserio, invece San Lorenzo in Fano si chiama San Lorenzo in Fano oggi e non capisco come hanno fatto gli storici a non accorgersi, e sta vicino a Montereale, esiste ancora, si chiama San Lorenzo in Fano, quella di Marmoserio si chiama San Lorenzo in Marmoserio, punto. E però tutti gli archeologi la chiamano San Lorenzo in Fano, invece non è. Oppure che ne so, va bene così. Anche Corvaro, Corvaro si chiama Santa Maria di Corvaro, non si chiama Santa Maria del Colle, non si chiama Santa Maria di Corvaro, si chiama Santa Maria di Corvaro, è un bel nome, non c'è bisogno che sia. E così tutte, quindi individuo, diciamo, con le prove certe, dove non c'ho le prove dico forse, metto, non invento niente, se io ho il dubbio, metto dubbio, poi posso pure sbagliare, però diciamo io do tutte le prove, poi se sbaglio, se le prove sono fasulle, vabbè, però io diciamo non... alcune chiese non le ho trovate, però ho detto stanno in questa zona e poi ho, quindi tutto il latino viene in questa maniera, verrà catalogato meglio, per cui i prossimi storici potranno basarsi su quello per fare ricerche, approfondimenti. Poi la visita Osio è particolare perché, diciamo, il più grande, secondo me, il più grande storico del Cicolano, no, del Latino, secondo me, a mio parere, è Vincenzo Di Flaio, che è morto pochi anni fa, 5 anni fa. È quello che, perché poi vabbè ci sono altri storici importanti con Luggini, ad esempio Luggini, quello che ha scritto la storia del Cicolano, il più importante storico del Cicolano, se guardate il libro del Luggini, non so se qualcuno non ha sentito, no, conosce, no? Si chiama Memorie storiche, Memorie storiche, se guardate le note del Luggini, no? Guardate le note, voi vedrete che lui non è mai andato in un archivio, lui si è basato su fonti bibliografiche, quindi ha fatto un lavoro gigantesco basandosi andando nelle biblioteche, non è andato negli archivi. Invece Di Flaio, però questo non gli toglie niente, è sempre il più grande, uno dei più grandi storici del Cicolano, Luggini, perché comunque è stato bravo, ha fatto una cosa all'epoca importante, però lui non è andato in archivio. Di Flaio invece è stato, secondo me, uno dei più grandi storici del Latino, di quelli che vanno in archivio e vanno a prendere proprio le fonti originali. Mo Di Flaio, che io l'ho sempre ammirato, ho conosciuto, e purtroppo è morto, ha avuto una vita triste, sono morti due figli. Il primo un incidente, il secondo si suicida, o viceversa, quindi ha avuto una vita toraccia. E lui stava sempre in archivio di Edi alla diocesi, perennemente là. La sua fortuna era che abitava a Rieti e quindi lui abitando a Rieti c'era l'archivio là, tutti i giorni ci poteva andare. Andava lì o all'Acquedestato sempre. E la mia sfortuna di abitare a Roma mi ha però dato, fra virgolette, la fortuna di per me andare a Rieti, andare all'Aquila, andare a Napoli, tutto uguale. Quindi io sono andato a Rieti, a Napoli, all'Aquila, alla biblioteca all'archivio di Colonna a Subiaco, come l'ha detto lui. L'archivio di Colonna, 800 anni. È una cosa mostruosa. Mostruosa, non c'era mai andato nessuno. Allora io sono andato a Roma. A me non mi cambiava niente. Però Alberini, però Alberini. Nessuno storico ha mai visitato l'archivio. Gli unici
pergamene proprio. Io e lui. E lui si è, io sono andato per una ricerca molto puntuale e lui si è fatto le pergamene. Però voglio dire anzi io nello mio ce l'ha tutto lei. Io ho tantissimo materiale inedito, proprio una quantità enorme di materiale inedito. Allora, che volevo pubblicare, perché non me la devo metterlo su internet, volevo pubblicarlo, allora avrei voluto fare una rivista, pubblicare un articolo, allora doveva nascere la rivista Petrella, mi sembra, ma non nasce. A Fiammignano, però si è rifermata. Si è fermata? Allora, sì. Vabbè, fatto sta, dicevo, di Flavio, ha fatto la visita pastorale del 1574, l'ha tutta trascritta. Però non l'ha tradotta, l'ha solo trascritta, perché lui si rivolgeva molto agli storici più che alle persone. Quindi è tutta in latino. Quella di Osio, questa che ho fatto io, lui la riteneva una delle più difficili. E io ho detto, vabbè, allora sfidiamo di Flavio, faccio quella più difficile. Così, ma perché io, siccome non sono laureato, mi ha sempre dato fastidio di non esserlo, ma non perché non voglio esserlo, perché del distacco fra il dottore e la persona normale. E allora io ho detto, io non mi la straordinario, no, perché c'è sempre stato questa cosa, questa distanza fra però più grandi il dottore e il povero. Io ho sempre preso questa sfida e questa sfida, diciamo, alla fine mi sono reso conto che sta uscendo fuori una cosa. Allora, ora devo riandare ieri una volta perché ci sono 34 pagine che spero che si possano leggere meglio nell'originale. Devo rifare foto perché io lavoro con le foto, io lavoro molto con la tecnologia. Per cui io sono avvantaggiato rispetto ad altri, perché essendo molto tecnologico riesco a lavorare meglio di altri, perché magari fa mano, io non ho invece strumenti. Anche la visione della la genealogia, ad esempio, io ho due fratelli ingegneri, cioè abbiamo un server nostro di famiglia che paghiamo al mese, un server in Germania. Quando a me dovevo inserire i dati genealogici dei primi, quando sono andato in parrocchia a Santa Natalia, ho preso i registri parrocchiali, li ho fotocopiati, che poi per fotocopiare è stata una fatica perché il parroco non mi voleva, alla fine ho aspettato un parroco che era più accondiscendente. Dove inserivo tutti quei dati? Come fai a inserirli? Li scrivi in un quaderno? Li metti su Word e cominci a scrivere? Poi che ci fai? Come fai a incrociare i dati poi? Chiamato mio fratello, che è un mostro, un genio dell'informatica, ho detto, senti, mi serve un programma di genealogia. Lui l'ha installato sul server e io ho un database che incrocia tutti i dati. C'ho adesso 17.000 nominativi dentro questo database. Dottorando, che andrebbe ampliato, però io rilascio al genealogico a tutto il mondo gratuitamente, alla di Argentina, a me, a lui, a chiunque del Cigolano, se me lo chiede, se posso faccio pure delle ricette in più, perché tanto aggiungo un'informazione che dovrebbe essere. Vabbè, questo invece su io sui civici sul libro. Sul libro. Allora io ovviamente. Abbiamo aperto il locale, illustrato quello che diceva anche lui. Prima io eravamo di famiglia numerosa, no, mio fratello, quindi noi condividevamo qualsiasi cosa, mutande, vedarini, condividevamo tutto. Quindi eravamo abituati alla condivisione obbligatoria per la famiglia, perché eravamo la quantità. Però non dormivamo in 5. Dormivamo in 5 dentro la camera, così, quindi eravamo molto. Allora, abituati alla condivisione, noi ci è venuto spontaneo continuare a ragionare con la condivisione. Quindi quando è uscito fuori abbiamo scoperto, già prima c'erano state, avevamo fatto una società di 40 soci, di 30 soci, perché loro erano tutti, Francesco, erano tutti neolaureati e non trovavano lavoro perché c'era stato. Allora, mettiamoci tutti insieme, facciamo una società e facciamo una cosa di mutuo soccorso, di informatica per tutti ingegneri.
Poi dopo abbiamo scoperto Linux, il software libero, cioè abbiamo subito aperto il sito Linux Club, 50 soci, fondatori, cioè, ognuno metteva 5.000 euro per aprire 250. Però chi non c'aveva soldi lo dovevamo agevolare, perché noi dovevamo essere più possibile. Allora chi c'aveva zero, chi non c'aveva soldi pagava 100 euro a testa, al mese. Chi invece c'aveva un sacco soldi anticipava pure per gli altri. In questa maniera siamo potuti essere 50, abbiamo aperto uno dei locali che è durato poco, 5 anni, 6 anni, però è stato proprio sconvolgente, ha proprio, diciamo, rotto. Abbiamo fatto una battaglia in Europa, l'abbiamo vinta, ad esempio, perché volevano rendere privato il software libero, che però è un discorso troppo complicato. Dal software libero, quindi dall'immateriale, da battaglie su condivisione di beni immateriali, quindi quello che diceva prima, la musica, il software, io ragionavo sempre sulla terra, dicevo a me però va bene l'immateriale, però io vorrei pure che la terra sia bene comune, non solo il software. E quando negli anni poi ho scoperto, qui a Santana si parlava sempre dell'amministrazione, l'amministrazione che era l'amministrazione, era la l'amministrazione dei beni di uso civico, e io ho scoperto questo argomento degli usi civici e ci ho dovuto mettere mani. Allora la prima cosa che ho fatto, dopo aver tirato il gruppo Santana Tunisia nel mondo di Facebook, quando si è bello raggiunta un bel numero di santatori che stavano nel gruppo, io ho detto io devo entrare dentro l'AFUC in qualche maniera, dentro l'amministrazione dei beni separati. L'unica maniera per entrarci per me era il sito web, no? Allora, ma siccome, diciamo, prima l'amministrazione dei beni separati era una specie di covano chiuso dove non usciva nessuna informazione, cioè il gruppo eletti non faceva sapere niente di come si amministravano gli usi civici, era tutto un segreto. Io dicevo questo bisogna renderlo open, tutto deve essere trasparente. Allora ho fatto la richiesta su Facebook, pubblica, a tutti, mi sono proposto di fare il sito dell'Asbook gratuitamente. Di fronte a una proposta gratuita dove tutti quanti, per rendere pubbliche le delibere, perché poi una volta che c'è il sito l'ente è obbligato per legge a mettere le delibere dell'ente. Allora, diciamo, obbligandoli in un certo senso a accettare il fatto di fare un sito, no? Un fatto, l'Asbook l'abbiamo aperta, perché è stata da quel momento in poi costretta a pubblicare tutte le delibere dell'Asbook dentro il sito. E così abbiamo reso trasparenza. Poi ci sono stati dei problemi, però nel frattempo abbiamo approfondito il discorso dell'Asbook e poi è nato quel gruppo, un gruppo di lotta, fra virgolette, quando c'è stato il biogas. Abbiamo creato un gruppo, è uscita la prima pubblicazione, questa però non è è una pubblicazione che poi dopo domani usciranno altre cose.